Buongiorno ragazze, anzi buon pomeriggio perché sono le 3 quasi e ho mezz'ora per fare le briochine alla Nutella, una ricettina che mi ha insegnato mia mamma l'altro giorno. E visto che stanno per venire i miei e mia nonna a trovarmi, volevo fargli una sorpresa. Tra l'altro, domani è il mesiversario, il primo mesiversario di Alessandra, quindi è il suo primo mese di vita. Domani è il 7, lei è nata il 7 marzo e il 7 aprile, appunto, fa un mese. Sono emozionatissima, è il nostro primo mese insieme. Quindi insomma farò un vlog anche domani per insomma inaugurare il primo mese di vita di Alessandra. E niente, adesso andiamo insieme a fare le briochine. Qui c'è Nala che vi saluta. Tra l'altro, non so se avete notato un suo segno molto particolare. Lei ha i peli, vedete che qui lei è marroncina, solo in questo punto qui ha dei pelucchi anche qui marroncini. È diciamo un suo segno di riconoscimento. È vero? È vero? Va bene, andiamo a fare le briochine. Stellina. Allora, andrò ad utilizzare questa pasta sfoglia qui, in questo caso è Crai, ma insomma si trova in tutti i supermercati, con la base rotonda, perché ora capirete il perché. Appunto, vi faccio vedere come mi ha insegnato mia mamma, però sono molto carine perché vengono delle briochine tipo dei pasticcini, praticamente delle mini mini briochine, ma la tecnica è la stessa ovviamente per fare le brioche grandi, quindi sbrighiamoci perché ho mezz'ora di tempo. Allora, qui c'è la pasta sfoglia rotonda, ha già ovviamente la sua carta da forno, però io ne ho preparata un'altra perché appunto andrò a tagliare e a mettere già lì pronta. E quello che mi ha insegnato appunto è di prendere un goccettino di farina, ma proprio una punta, giusto per togliere un po' l'appiccicoso, diciamo, della pasta sfoglia, e poi girarla dall'altra parte e fare lo stesso lavoro. Poi mi aiuto con questo attrezzino qua che avevo in casa, appunto, una rotellina semplice, vabbè, qua c'è anche zigrinata, però insomma utilizzo questa qui con i dentini piccoli e vado a fare le mie fettine come fosse proprio una pizza tagliata. Ecco, l'idea più o meno è questa, più o meno gli spicchi devono essere piccolini così. E poi appunto in questo caso ho preso questa nutellina qua della Crai che è molto molto simile alla vera Nutella, oppure potete scegliere voi se è Nutella vera o Nutella Eurospin, insomma è uguale, metteteci quello che più vi piace. Potete metterci anche la marmellata, per esempio l'altra volta con mia mamma abbiamo fatto con la marmellata di albicocca, che è il classico croissant, però questa volta volevo provare con la cioccolata, quindi insomma bando alle ciance, mi spiccio! Ecco qua tutte le mie mini mini briochine alla Nutella e ora vado a infornare. Quasi pronte, non vi dico il profumino, ragazze. La mia bambina, la mia cagnolina, il cielo un po' grigio e il profumo di croissant. Cioè, questa è famiglia, questa è casa. Amore, manca solo l'altro mio figlio che è col papà e Riccardo, se no saremmo al completo. Felicità proprio, vero? È vero. Felicità, è un croissant nel forno. Che buono la felicità. Eccomi ragazzi,
ragazze, super saldo temporale come sempre. I miei sono andati via già da un paio d'ore. La situazione è questa. Aspettate, volevo farvi vedere questi ultimi arrivi da parte di un'amica di famiglia e da parte della nonna. E quindi, appena mi libero, io vi mostro tutto. Uccellotta. Eccoci qua. Allora, la piccolina finalmente dorme nella sua culla tranquilla e riesco a mostrarvi queste cosine. Allora, questo qui è un regalino della nonna paterna per il primo mese di Alessandra. Quindi ve lo faccio vedere, è veramente carino. Poi ha gli stessi colori della sdraietta, quindi insomma si abbina anche bene, proprio carino. E poi invece sono arrivate queste due tutine qua. Questa qui praticamente è da mettere subito, diciamo, anche se forse è un po' leggerina ancora, però insomma è per un mese. Però appunto magari le metto qualcosa sopra, un golfino. Ed è fatta così, con questi due coniglietti, coniglietto e orsacchiotto, con scritto cuoricini, tutta in rosa, un rosa delicato, molto carina. E mi pare sia un mese. Vediamo un attimo, mesi 1, sì. Quindi è da mettere insomma subito, perché poi adesso non ho visto i centimetri, però lei è 53 centimetri, quindi se non la metto subito non la metto più. E quindi no, non c'è scritto da nessuna parte. Però sì, dovrebbe essere intorno ai 60 centimetri. Non c'è scritto. Però insomma, poi gliela proverò e vedremo come le va. Perché solitamente le tutine, almeno alla Lidl, ho notato che le tutine un mese le vanno un po' giuste nel piedino. Poi invece questa qui è molto molto particolare. Non è una tutina, è una specie di giacchetto. Ed è carinissimo. Questo qua è per 3 mesi, quindi vado più sul sicuro come taglia. Aspettate che con una mano, come sempre, è complicato, tanto poi butto tutto perché metto tra le cose da lavare. Ho ancora delle cosine nuove che sono diciamo da indossare poi più avanti, verso i 3 mesi, che devo ancora lavare, quindi farò poi un lavaggio unico. Ed è fatta così, con questi due buchini che sembrano due taschine, in realtà sono solo fatte così. Con scritto buona fortuna il bruchetto, anche qua c'è questa applicazione con sempre scritto buona fortuna e uguale c'è sul di dietro buona fortuna. E poi ragazze, la cosa che mi fa impazzire di più, oltre a esserci l'applicazione anche qui, ma parliamo del cappuccio, cioè carinissimo con questo bruco con le antennine, diciamo libere, insomma, ballerine, ecco. Veramente particolare, non l'ho mai vista la tutina, una giacchetta fatta così, e quindi mi è piaciuta davvero tanto. E questa qua è per poi 3 mesi. È particolare, non l'avevo mai vista in giro. E quindi queste due cosine qua, così butto poi le scatole e le andrò a lavare. Non fate caso al mio mega brufolo, mi è venuto un brufolo enorme qui, neanche avessi mangiato la cioccolata, a parte le briuscine oggi, però ce l'avevo già. Alessandra mi sa che si sta svegliando perché è quasi ora della poppata della sera, è ora di cena per lei perché sono le 8:30. E niente, in diverse mi avete chiesto se lavo le cosine di Alessandra insieme alle nostre, ovviamente no. A volte l'unica cosa che faccio, ovviamente, magari il mio pigiama, quello che utilizzo per allattarla, quindi comunque pulito, non roba che arriva da fuori, ovviamente, faccio un lavaggio unico, quindi metto il mio pigiama, le mie cosine, insomma, insieme alle sue, o al massimo a volte le cose dello stesso colore di Federico, quindi le nostre cose non le metto mai insieme, soprattutto se sono cose che arrivano da fuori. Infatti anche le cose di Federico metto solo i pigiamini, cose comunque intime, la canottierina, queste cose qua. Quindi si è svegliata.
Quindi insomma ci tenevo a dirvi questa cosa perché mi avete chiesto, utilizzo dei detersivi delicati della Kiko che mi piacciono tantissimo, mi piace tantissimo il profumo che lasciano sulle sue tutine e cerco insomma di utilizzare lo stesso detersivo per i miei pigiami dove appunto lei mi sta sempre addosso, insomma, perché sono ipoallergenici, sono più delicati. E poi ovviamente spesso faccio giri a vuoto della lavatrice per disinfettarla con Napisan e Calgon, quindi insomma cerco di tenere tutto super pulito e super disinfettato per la mia patatina. E niente, quindi ci tenevo a rispondere anche a questa cosa. E adesso le do la pappa. Piano perché la piccolina sta dormendo e io mi sto per mangiare uno yogurtino alla pesca che abbiamo preso da Eurospin, mi pare. Spero mi sentiate. Momento merenda. Spero che Ale non si svegli. Oggi tanta tanta emozione perché è il suo primo mese di vita. Fatto la torta come avrete potuto vedere dalle immagini precedenti e spero sia buona. Tra l'altro, ovviamente la taglieremo poi stasera tutti insieme, anche perché tanto Riccardo oggi non arriva tanto tardi. E così appunto è tornato anche Federico e l'assaggeremo tutti insieme, speriamo sia buona, ma ho fatto proprio la torta semplice semplice margherita, così si chiama, senza creme, senza robe elaborate, anche perché avevo pochissimo tempo stamattina e quindi ho fatto quella semplice semplice. Poi con lo zucchero a velo sono andata con la formina di carta sopra fatta da me a mano, insomma, mi sono un po' arrangiata. Ho fatto la scritta un mese. Tra l'altro ho fatto uno scatto bellissimo, mi piace un sacco, l'ho messo su Instagram, quindi se non mi seguite, come sempre io vi lascio il mio nome qui o nell'info box trovate il link. Anche perché spesso metto stories, foto della bimba mia, insomma, quindi rimaniamo un po' più in contatto rispetto a YouTube. Buono questo yogurt ed è incredibile come i gusti cambino negli anni. Da piccola snobbavo sempre gli yogurt con i pezzi, invece adesso devo dire che non mi dispiacciono, insomma, preferisco comunque sempre il vellutato, eh. Però per i gusti proprio che mi piacciono, tipo la pesca, la banana, la fragola, anche con i pezzi mi piacciono. E niente, non ho grandi cose da raccontarvi perché appunto ci siamo già parlate abbastanza ieri e non ho grandi novità se non appunto che è il suo mesiversario. Quindi ho pensato di fare merenda in vostra compagnia per allungare un po' il vlog. Infatti farò praticamente un weekend vlog perché altrimenti ieri è durato poco, oggi durerebbe poco, quindi facciamo un video unico. Poi domani c'è Riccardo a casa, quindi non sto divorando sto yogurt, sembra che non mangio da 20 anni. Effettivamente ho mangiato poco oggi, quindi ho parecchia fame. E niente, la piccolina dorme, tra più o meno un'oretta dovrò allattarla.
Ma tanto si sveglierà lei, mi chiamerà lei sicuro. E se non lo fa, la sveglio io, anche perché mi hanno detto di non far passare più di 4 ore da un posto all'altro, soprattutto di giorno, perché di notte mi hanno detto appunto di lasciarle seguire il sonno che insomma le va di fare. Invece di giorno, se la dormita supera le 4 ore, di stimolarla, di svegliarla e farla mangiare. Ma devo dire che mi chiama lei abbastanza, non si fa chiamare, ecco, difficile che capiti. È successo solo quando le abbiamo fatto il bagnetto, che aveva un sonno così profondo e rilassato dal bagnetto, che ho dovuto, insomma, ho aspettato 4 ore e mezza e poi l'ho dovuta chiamare. E niente, quindi queste sono le cosine che vi volevo raccontare. Allora, accendiamo la luce e tu mi aspetti qui che io devo preparare la cena, che sta arrivando papà. C'hai anche la musichetta e i gufetti. Mi piace un sacco questa sdraietta, proprio tanto tanto. Va bene. Mentre lei si ascolta la musichetta, io devo finire di stendere. Sono in stra ritardo con la tabella di marcia. Finisco di stendere e poi preparo la cena. Pensavo di fare il pollo impanato con o broccoli o cavolfiori, o tutte e due. E non so ancora cosa mi va, adesso mi decido, anche perché ci va un po' a farli cuocere. E poi se magna, tanto Riccardo sta per arrivare e insomma vi farò vedere e sentire le impressioni dal vivo della torta, così insomma spero sia buona. E fuori c'è un cielo terribile, ragazze, super super nero, faccio vedere. Allora, aggiornamento cena con tanto di ninna nonna di sottofondo, perché c'è Ricky che culla Alessandra. Lì ci sono le patate a sbollentare per farci il purè, purè di patate, e qua appunto sto facendo il pollo impanato. Ore che la culla, e questi sono i fantastici risultati Non è vero, ottenuti. si è appena Sei svegliata. bravissimo, Si è appena svegliata, ha dormito finora. E amore. vi dico solo che ha Scherzo. Cioè, ha aperto gli messo una occhietti. ninna nanna che dura 4 ore, rendiamoci conto. Ha aperto gli occhietti, mi ha guardato, si è stropicciato un attimino la faccia, poi ha sorriso come dire: "E mo sono fatti tuoi". T'ho fregato, t'ho No, fregato. no, russacchiava, russacchiava. Noi siamo cenando, stavamo cenando. Ah, taglia, taglia. E stiamo guardando un film inquietantissimo. Ma io e lui siamo specializzati per i film inquietanti: tradimenti, uccisioni, ammazzamenti. Che ansia. Comunque, stiamo tagliando la torta? Un mese della nostra piccolina, adesso gliene diamo una bella fettaccia. Ne un No! po', ne un po'. Anche Nana ne vuole una fettazza. Com'è? Dai, non farla lunga che poi Da 10 piange. più. Non è Troppa esagerato. roba. Vai, chef. Boh, già è finito. Ha fame. Guarda la torta, pure lei. Adesso andiamo a mangiare, a fare la pappa lattosa. Ma allora? Da Buona, sì. 1 a 10 più? 10 Ma più, io non mi do andata. 10 più da sola, sei tu che me lo devi Te l'ho dato dare. già 10 più, hai detto. Ah, è buona. Semplice. Semplice ma buona. Ridillo. Semplice ma buona.